Voglio ringraziare le tre assessore e l'assessore per quello che hanno detto, perché da loro mi aspettavo esattamente queste parole sintetiche ed efficaci. Oggi sento in modo assolutamente convinto che ci siamo consolidati sul piano amministrativo e ci siamo ulteriormente rafforzati sul piano politico, sia in giunta che in consiglio comunale. Siccome la politica è fatta anche di comunicazione, a tutti gli assessori, mi ci metto anche io, dobbiamo, me l'ha sollecitato Rosaria con il suo intervento, dobbiamo far comprendere sempre meglio alla città anche il tanto lavoro che è stato fatto in questi anni. Quindi entriamo in una fase, a nessuno è sfuggito, che è di consolidamento amministrativo, di raccolta dei frutti oltre che semine, perché le semine le dobbiamo fare, dobbiamo raccogliere i frutti, ma anche, come dire, di operazione chiaramente politica, di comunicazione, di far comprendere, di stare tra la gente. Insomma, nella fase finale del mandato ci vuole azione amministrativa, raccogliere i risultati, raggiungere il maggior numero di obiettivi possibili e fare politica sul territorio e tra la gente. Quindi, dopo anche le loro parole, mi sento molto soddisfatto, pronto alla sfida, come sempre, rigenerato in modo politico ed emotivo, il che è sempre importante. Diamo la parola ai giornalisti se intendono intervenire, chiaramente. Scusami, dai un po' d'acqua, Alessandro, per favore. Mi scusa se sono un po' rasserenato, ma non tanto, ma siccome gli assessori sono stati esaustivi, nella logica della squadra allargata invece mi chiedo, visto che ieri sono scaduti i termini, ci può dire qualcosa di più sulle prossime scadenze per la nomina alla SIA? Beh, chiaramente non posso dire le mie scelte, però posso confermarvi che questo mio spirito di rinnovamento di energie non riguarda solo la giunta. Ha già riguardato e riguarderà i collaboratori anche che ha il Comune di Napoli. Ovviamente guarderemo molto, il direttore generale sa le mie direttive, il personale, perché così come non voglio gente che si addormenta dal punto di vista politico, che nessuno pensi che questa amministrazione, siccome Luigi De Magistris va fra un anno e mezzo a casa, può tirare il freno a mano. Chi tira il freno a mano sarà destinato ad altri incarichi. Quindi io valuterò tutte le macchine che stanno in officina, a una, chi se la sente rimane in pole position, chi non se la sente preferisco avere una donna in meno, un uomo in meno, ma chi si mette a rallentare la corsa verrà messo da parte. Questo sarà molto chiaro, chiunque esso sia, tanto qua non c'è nessun santo in paradiso, nessun figlio e figliastro. Così come ho deciso per la giunta, deciderò per dirigenti, funzionari e tutte le varie catene, e così come ho fatto per le partecipate. Quindi in Asia ci sarà un cambio radicale, un consiglio di amministrazione. Conto domani di fare la nomina, dopodomani, insomma, sicuramente, forse anche oggi se riesco, però vabbè, oggi me la dedicherei a questo giorno, diciamo, importante, quindi magari domani. Presidente del Consiglio di amministrazione di ASIA sarà una donna, quindi confermeremo che andiamo in una direzione di questo tipo. Cambieremo la mostra oltremare, ci sarà un cambio alla mostra oltremare, insomma, c'è un cambio molto forte sul piano amministrativo e politico, scelte nette, radicali, che vanno in direzione sia delle spinte più movimentiste e anche più moderate. Se qualcuno da domani dirà che il sindaco ha fatto una svolta, diciamo, verso sinistra, non è vero. Questa è la giunta più moderata della storia di Luigi De Magistris. Ah, non ci crede nessuno, però glielo dico. Nel senso che garantisco io i moderati, questo voglio dire, che sono l'uomo di maggiore equilibrio e moderazione della città, quindi su questo state tranquilli che garantirò tutti. Come feci in campagna elettorale, la prima campagna elettorale, quando tutti mi dicevano che facevo una campagna elettorale troppo radicale e rivoluzionaria, i più rivoluzionari sono quelli che vengono chiamati moderati, perché bisogna non confondere l'essere radicale può essere anche il moderato. Il problema sono le idee, i contenuti e le cose che si fanno. Come diceva prima Francesca Mei, non è la divisione in archetipi e recinti che non esistono più. Guarda che ci sia Renato Cavallo. Sindaco, una Prego. curiosità. Pochi minuti fa è partito sui social network la proposta di Nino Daniele, candidato a sindaco di Napoli da un anno e mezzo. Lei come la vede? Più gente siamo, meglio stiamo. Vuol dire che sono stato un ottimo sindaco in questi anni, perché sto
mettendo in corsa moltissimi candidati sindaci che sono stati con me in questi anni, quindi non può che farmi piacere se ci stanno anche persone che propongono Nino Daniele, che vorrei ricordare a tutti che Nino Daniele è stato scelto da Luigi De Magistris quando aveva abbandonato la politica perché anche disgustato da un certo modo di fare politica. Ho dato l'opportunità a Nino di fare l'assessore alla cultura in modo assolutamente libero e autonoma. Con Nino sono diventato amico. Lo so che questa parola non piace forse a chi fa politica, ma noi creiamo prima rapporti umani e poi rapporti politici, e se anche c'è un cambio, come diceva prima Felago, in una squadra, rimane quell'amicizia, e che quindi che ci siano persone che considerano che Nino può essere un potenziale candidato a sindaco vuol dire che sono i principali sostenitori di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Grazie. Prego. Grazie a tutti allora. Credo che... No, aspetta, Gaia. Professor, di un anno fa lei ha deciso di dividere le deleghe del WEF, invece adesso l'ha accolto sì. Professorato, c'è stato ovviamente il terzo settore, l'ha detto prima lei, è stato guardato attorno alla Roma Murale, come mai ha deciso di tornare sui passi di questo paio? Ma no, il terzo settore ha fatto quadrato sull'Aura, che è una persona che merita, cioè io sono molto orgoglioso, ci voglio ritornare su questa cosa. Qualcuno pensava che io ci rimanessi male quando ci sono, invece sono stato molto contento. Quando leggo per esempio le ONG, Open Arms, Chiron e Chinò, cioè tutti i compagni di viaggio di Luigi De Magistris, consentitemelo dire, oltre che degli assessori, che sostengono Lauro, quando Maurizio De Giovanni, il mio amico, sostiene Nino, io sono contento. Sono contento perché non vi sfugge che fino all'altro ieri molti attestati di questo tipo non c'erano, no. Anzi, sul sociale si diceva, no, quante volte leggiamo che sul sociale l'amministrazione arrancava. Oggi leggiamo che l'amministrazione evidentemente andava molto bene, tant'è che il sindaco chi lo sa com'è che ha cambiato. Il sindaco cambia perché invece, contrariamente a quello che pensano le persone, che va tutto bene, io rilancio sempre. Io ve l'ho detto, non sono soddisfatto, così come non ero soddisfatto della scelta di aver diviso il sociale. Ho provato a farlo funzionare e non ha funzionato bene. Monica Bonanno è la persona più idonea, con il sostegno di Luigi De Magistris e di tutta la struttura amministrativa, di saper coniugare tanto il mondo di Laura Marmorale quanto il mondo di Roberta Gaeta e finanche il mondo che non si avvicinava né a Laura Marmorale né a Roberta Gaeta. Quindi oggi siamo più forti, non più deboli. Questo lo voglio dire a tutti e rassicurare tutti. Una cosa è il sostegno amicale, una cosa è la pacca sulla spalla, una cosa è l'applauso politico, altra cosa lo voglio dire a tutti, che non pensino che ci siamo indeboliti, perché io non sono un soggetto né presuntuoso né con la prosopopea, sono molto umile. Però voglio ricordare a tutti che se Napoli oggi è prima per cultura e turismo, è soprattutto per chi 8 anni e mezzo fa ci ha messo la faccia quando molti altri tenevano la faccia sotto il cuscino. Perché ho sempre creduto che questa città aveva nel suo DNA le armi di riscatto. Quindi se oggi siamo a questo punto non è per l'opera taumaturgica di qualcuno, è per il grande spirito collettivo, consentitemelo di dire, il garante della riscossa culturale e turistica di questa città me ne assumo io tutta la responsabilità. Eleonora De Maio sarà un ottimo assessore alla cultura e al turismo, ma lei deve sapere che prima c'è stato Nino Daniele che ha fatto un ottimo lavoro, e prima ancora di Nino Daniele e soprattutto come eletto dal popolo e non nominato c'è il sindaco di Napoli, che fra un anno e mezzo sarà valutato. Altrimenti qua continuiamo a raccontare una storia come se noi da oggi stiamo cancellando la cultura, stiamo cancellando il turismo, stiamo cancellando le fragilità. Chi dice questo, se lo dice perché vuole bene a delle persone, è un conto. Se lo dice perché vuole fare una suggestione politica, va bene. Se lo dice perché vuole fare una critica politica al sindaco, va bene. Ma io li voglio rassicurare che da oggi in cultura, turismo e politiche sociali saremo ancora più forti. Perché Eleonora sarà in grado di garantire il mondo a cui ha parlato Nino, ma di parlare anche a un mondo a cui Nino non è arrivato. Così come Monica Bonanno sarà in grado di mettere insieme pezzi che in questo momento erano separati e che avevano prodotto anche delle conflittualità, perché come sapete io sono un uomo trasparente, uomo che sa fare autocritica, uomo che non mette i problemi sotto il tappeto. Sapevamo che quella aveva prodotto anche delle incomunicabilità e delle cose che non andavano, e così io sono in grado in questo modo di provare a trovare l'equilibrio e parlare davvero a tutti. Questo non è un momento in cui ci stiamo indebolendo. Io non sono impazzito, non ho bevuto whisky, non prendo nessuna sostanza artificiale, ci ho pensato a lungo e ho pensato che questa è la scelta e guarda lontano. Mi rendo conto che ci sta chi guarda solamente il naso,
Ma io, oltre a guardare il naso, oltre a guardare il seminato, oltre a guardare quello che è stato fatto finora, ho il dovere, proprio da napoletano, prima ancora che da sindaco e da leader politico, di guardare oltre. E nel guardare oltre ho pensato soprattutto ai giovani, alla gente che ha consenso reale, alla gente che si è misurata con i voti, alla gente che sa stare sui problemi, e questo significa anche dare ossigeno, consentitemelo, perché io so perfettamente che questa macchina aveva perso un po' di ossigeno. Adesso stiamo iniettando ossigeno e inietteremo ulteriore ossigeno nelle partecipate, inietteremo ossigeno nella macchina amministrativa, e chi non vuole prendere ossigeno se ne andrà in terapia intensiva. Grazie. Buongiorno sindaco e benvenuti ai nuovi assessori. Sindaco, lei ha iniziato il suo discorso dicendo che questa volta ha deciso da solo e che la motivazione principale è che la squadra aveva necessità di un nuovo ossigeno. Io, se non ricordo male, sono grosso modo le stesse parole con cui aveva iniziato anche i precedenti cambi di squadra, quando sono entrati la Sardo e la D'Ambrosio, la Buonanno e la Marmorale, e oggi siamo di nuovo qua. Le volevo chiedere qual è la differenza tra oggi e i precedenti cambiamenti, e poi le volevo chiedere, abuso un secondo della sua presenza, se sono previsti nuovi cambi all'anno prossimo, in prossimità della primavera, quando si parlerà delle liste per le regionali. Allora, grazie a Napoli Today. Allora, io ho sempre deciso io, attenzione, è un po' diverso. Quando ho detto questa volta ho deciso in modo completamente autonomo, significa che questa volta non ho fatto le consultazioni politiche. Altre volte qualsiasi decisione è passata sempre da un confronto molto più lungo con le forze politiche, con i gruppi. Invece questa volta, anche per il momento particolare, anche per quello che è accaduto in questi giorni, ho deciso, come dire, di chiudermi nella mia stanza, aprirmi completamente alla città, ascoltare tutta la città, ma mettere un attimo da parte quella democratica e giusta liturgia politica. Quindi mi sono assunto la responsabilità, da sindaco di Napoli, che governa da 8 anni e mezzo, di prendere delle decisioni in questo modo, cioè senza una preliminare fase di consultazione e di concertazione. Per il resto ho sempre deciso in maniera autonoma e rivendico tutte le decisioni, anche quelle di cui poi mi sono pentito, perché ho fatto anche scelte di assessori di cui mi sono pentito, non voglio fare i nomi perché sennò poi diventa sgradevole, ma ci sono anche stati casi in cui mi sono pentito. Guardate, in politica non si può dire questo è l'ultimo cambio che io faccio, perché è come la domanda: ti candidi alle regionali o non ti candidi? Io adesso, cioè, non so dire. Io credo fermamente, anzi lo do per certo, che noi ci candideremo alle regionali. Non so con chi, non so con quale coalizione, ma ci sarà una lista, diciamo, che si rivede nell'esperienza Napoli, sicuro. E ho ragioni di ritenere che componenti di questa giunta si candideranno alle prossime elezioni regionali. Poi lavoreremo perché saranno eletti, e quindi è molto probabile, se non altro per un fatto matematico, che chi si, come dire, va a fare un'altra cosa e si candida per fare un'altra cosa non fa più parte, come dire, ovviamente dell'amministrazione comunale. Quindi sol per questo mi sento di dire che se questo progetto politico va avanti sarà un cambio più che politico, sarà un cambio necessario in quel caso, e poi vedremo anche che succede nelle prossime settimane. Perché, come dire, la mia voglia di aprirmi alla città con l'operazione che ho fatto con Francesca Menna è molto convinta, tanto è vero che io volevo addirittura farla, se possibile, anche più ampia. Adesso ci siamo fermati qua. C'è da vedere anche come va la mozione, c'è da vedere come, quale saranno i facta concludenza della maggioranza anche nelle componenti con cui c'è stato questo momento di difficoltà. Ripeto, io valuto sempre dai fatti e non dalle chiacchiere, dalle parole o dai comportamenti, diciamo, maliziosi, strumentali e infingardi. Troppo veleno e troppe tossine. L'ossigeno che abbiamo iniettato serve per far, come Eolo, che dovrebbe arrivare, perché ieri mi hanno detto dalla Aeronautica Militare, CNR e Protezione Civile, che noi avremo da mezzogiorno di oggi a luna di domani venti progressivamente da 80 a 120 km orari. Quindi in questo momento elettrico per tutti si è messo anche Eolo e Giove Pluvio. Quindi di fronte a questo è compito nostro, come dire, di navigare col timone ben saldo, navigare un po' a vista e con le capacità di cui siamo in grado di mettere in campo. Chiuso? Sì. Grazie a tutti e buon lavoro a tutti.